In questo video vedremo come impostare un profilo di Chronostep, ossia di mezzanotte virtuale, usando il software Device Generator. Tale funzione consiste in una riduzione automatica della percentuale di dimming del driver durante il suo funzionamento, secondo un profilo programmato dal costruttore del corpo illuminante. Il driver usa come punto di riferimento la mezzanotte virtuale, calcolata come punto medio dell'intervallo di accensione del driver. Per configurare tale funzione, come prima cosa è necessario impostare il Device Operating Mode su Chronostep. Poi configuriamo la funzione Chronostep. Per i driver delle famiglie Advanced ed Excite sono disponibili 7 profili, i primi 4 sono predefiniti e non modificabili. I profili 5, 6, 7 possono essere impostati a piacimento. Si possono impostare fino a 8 step, 4 prima e 4 dopo la mezzanotte virtuale, con durata e livello di dimming selezionabili. L'impostazione può essere effettuata in modalità Time o Virtual Midnight. Le due configurazioni sono esattamente equivalenti. Cambia solo la rappresentazione grafica. In modalità Virtual Midnight è possibile agire su più parametri. Nella sezione Help è spiegato il significato di ciascuno. I driver della famiglia Premium hanno una versione di Chronostep differente. Vediamo pertanto anche la configurazione di un driver Premium. Per tali driver è disponibile un unico profilo completamente configurabile. In questo caso è possibile modificare il fade time, ossia il tempo che il driver impiega a dimmerare da un livello a quello successivo, ed è possibile impostare il midnight shift. Infatti, con accensione e spegnimento basati su tramonto ed alba, normalmente la mezzanotte virtuale non coincide con la mezzanotte reale. È allora possibile andare a selezionare la città presso cui verrà installato il corpo illuminante, se presente nella lista. In alternativa, si possono copiare da Google Maps le coordinate geografiche della propria installazione, incollarle nell'apposita sezione e in questo modo il Midnight Shift viene calcolato in automatico. Si noti che quanto visto è valido per la versione 3.2 del Device Generator. Versioni successive potrebbero avere grafica e funzionalità diverse.